Dov'è? Non è facile lavorare con Jordi, ma è un vero genio. In un'altra situazione forse gli darei la caccia. O viceversa. Ma se dice che abbiamo un problema, devo prenderlo come un enorme eufemismo. Non devono identificarmi. O andrà tutto quanto a puttane. Ciao. Oh, cazzo. Jordi, chi sono quelli? Vivono qui. Cos'è successo? Vedi, la sicurezza in questi edifici è tosta, quindi quelli come loro qui si sentono al sicuro. Prendi questi, avevano un catenaccio da niente alla porta. Vorranno vedere la faccia del ragazzo delle pizze prima di aprirgli. Va bene, ho capito, chiaro. Tornando al problema. Per questo ho portato la tronchese. Lui apre una fessura, io metto la catenella, infilo questa in mezzo e tac, indovinate, non è il ragazzo delle pizze. Jordi, il problema, pensiamo a quello. Ci stiamo pensando. Ho in mente un mucchio di soluzioni, Pierce. Tu non apprezzi quello che faccio per te. Non hai capito quanto ci tengo a te, vero? Finito? Già. Fammi un favore, sistemiamo la faccenda. Quanto tempo abbiamo? Meno di quel che serve. Ah, te lo ricordi quel duro allo stadio? Ha smesso di fare il duro. La polizia l'ha sbattuto nella prigione di Chicago. Oh, e sta per essere interrogato e punterà il dito dritto contro di te. Ma com'è successo? D'accordo, è colpa mia. Vieni a vedere. Vedi laggiù? C'è stata una chiamata stamattina. C'è chi paga una bella somma per far parlare quel pagliaccio. E uno di quei tizi si occupa della faccenda. Direi che io e lui dobbiamo fare quattro chiacchiere. Sì, ma stavolta niente scherzo della pistola scarica. Il povero Maurice si è pisciato sotto l'ultima volta. Ognuno ha i suoi metodi. Sai come si usa? Tu porta il culo laggiù, io ti copro. E stavolta vedi di non uccidere il capo. Guarda che ti serve. Davvero? Facciamo in fretta, ok? I miei ospiti si lamentano in balcone e rischia di venirmi un'emicrania. E a quel punto, Pierce, non ti servo a niente. E secondo te io non voglio fare in fretta? Ma che ne so io? Non sei molto empatico, eh? Non eccessivamente. Parlami del contratto per Fixer. Cos'è che cercano? Te. Qualcuno vuole a tutti i costi il giustiziere. Fingeranno il trasporto di un prigioniero per far uscire l'unico che può identificarti. Non hanno mai messo insieme così tanta gente. Sanno che proverò a fermarli. Senti, il testimone mi ha visto in faccia. Se i Fixer lo prendono, se scoprono il mio nome, andranno dalla mia famiglia. Ah, ci risiamo. Sei troppo sentimentale, Pierce. È una debolezza. Un giorno qualcuno la userà contro di te. Ti coprirò come posso. Ma non ho occhio ovunque. Iniziamo.
Hai un ammiratore. Hai provato, ma ti vedo. Non farti fregare da quello. Che caca sotto! Tutto tuo. Aspetta, aspetta. Fermo. Chi gestisce la cosa in prigione? Cosa? Non sappiamo di che parli. Lance Brenner. La famiglia? Che fai? Ti ho chiesto della tua famiglia. Pare proprio che tu stia vivendo due vite parallele. Padre di famiglia. I tuoi figli presto andranno al college. Sono belle spese. Fottiti. E poi c'è la tua seconda vita. Conti fantasma stracolmi di soldi. Ehi. Lo sai che il tuo nome è legato a un sacco di casi irrisolti? Scommetto che la polizia non vede l'ora di incontrarti. Ok, aspetta. Vuoi una fetta della torta? Si può fare. Mi fai perdere tempo. Ok, ok! Cazzo. Per la prigione. È Angelo Tucci. Ora guida un convoglio, ma è tardi. Non lo troverai mai. E se non volessi lui? Ce l'avrà pure una famiglia. Perché vuoi la sua famiglia? Che cazzo di problema hai? Da dove vuoi che cominci? Arrivano altri fixer. In fretta? E Kinderhook? Merda. Immediatamente.
devi sempre complicarti la vita, eh? Sai come? So che devi darti una mossa. Qui finisco io. Buttatelo fuori strada, forza! Continuate a cercare! Sparpagliatevi! Cercatelo e state in guardia, è molto furbo. Qualcuno lo vede? Da questa parte nulla. Sì, devo trovarla subito. Eccola. Wow, ha un'impronta digitale niente male. In un post di stamattina ha scritto di una riunione per oggi fuori dalla Willis Tower. Bene, ti chiamo da lì. Forse mi servi.